Una settimana di sospensione dalle normali attività didattiche per ospitare a scuola associazioni, laboratori e incontri con le realtà del territorio. È aprilamente l'iniziativa dell'Istituto Comprensivo Mario Nannini di Quarrata. Passiamo alla 10ª edizione di questa settimana, che è una settimana di sospensione della normale attività didattica quotidiana e dove vengono proposte attività laboratoriali sia da parte dei docenti ma anche di familiari. Avere una socializzazione, un confronto con persone protagoniste che solitamente magari non abitano la scuola o non l'abitano tutti insieme nello stesso momento. Sicché è un obiettivo più ad ampio raggio e che si spera poi abbia una ricaduta anche nella vita quotidiana dei ragazzi in primis. Novità di questa edizione è il gioco degli scacchi nelle classi. Dal 2011 infatti il Parlamento europeo ha detto sì agli scacchi nelle scuole, in quanto considerati un gioco accessibile a tutti i ragazzi, capace di contribuire alla coesione sociale e a conseguire obiettivi strategici, quali l'integrazione sociale e la lotta contro la discriminazione. Il gioco degli scacchi da noi è stato introdotto a livello di progettualità. Io insieme ad altri istruttori dell'Associazione Scacchi Montecatini facciamo dei corsi il pomeriggio e al mattino sulle classi, andando non a insegnare dalla cattedra i vari metodi di gioco, ma facendo proprio delle domande, facendo arrivare ai ragazzi alle soluzioni che servono per imparare a giocare a scacchi. Dopodiché ovviamente migliorano e li facciamo partecipare anche a un mappagamento ai campionati studenteschi. Noi siamo candidati come istituto ai campionati studenteschi che si svolgeranno, si spera, l'8 marzo qui da noi presso il Nannini di Quarrata, e appunto i ragazzi parteciperanno con squadre a questo campionato, sperando poi di arrivare a Montesilvano alle finali nazionali che si terranno a maggio.